Scelto per formare un nuovo governo in Australia, il cinquantenne cristiano evangelico Scott Morrison è un conservatore famoso per l'implementazione di una politica di tolleranza zero verso i migranti. Nel settembre 2013, infatti, quando era ministro per l'immigrazione, mise in atto un'energica e controversa azione con la quale l'Australia bloccò i suoi confini ai nuovi arrivi via mare, respingendo navi cariche di profughi. Coloro che riuscirono ad intrufolarsi furono esiliati in sperduti centri detentivi nel Pacifico. Anche nel caso in cui la loro domanda di asilo era fondata, non sono stati comunque accettati sul suolo australiano. Fu inoltre pesantemente criticato per aver fornito informazioni non corrette in merito ai disordini più volte scoppiati in questi centri, che hanno causato anche decessi e ferimenti di richiedenti asilo. Ministro delle Finanze dal 2015, Morrison, vincitore dello scontro di potere interno al Partito Liberale al governo, succede a Malcolm Turnbull ed è il settimo premier in Australia negli ultimi 11 anni. Morrison ha promesso di dare agli australiani unità e stabilità, oltre ad interventi immediati contro la siccità, confermando in toto le linee guida dell'ormai famigerata campagna antisbarchi, citata anche dal ministro dell'interno italiano Salvini. Uno schifo interno.